In quel tempo sospeso che precede ogni manovra finanziaria, è ancora più importante offrire certezze alle aziende, micro, piccole, medie o grandi che siano. Perché dare alle aziende strumenti efficaci e la possibilità di crescere significa anche favorire lo sviluppo sostenibile del territorio regionale. La nuova programmazione FESR 2021-2027 si muove su questa direttrice e la Regione Abruzzo sta compiendo i passi necessari per promuovere sviluppo e crescita in un contesto europeo. Ad Atessa, punto nevralgico dell'industria in Abruzzo, di nuovo chiamati a raccolta i soggetti produttivi del territorio, ai quali sono stati illustrati nel dettaglio i due nuovi bandi relativi alla programmazione. L'incontro anticipa di qualche giorno l'apertura della piattaforma informatica della Regione. I due nuovi avvisi, per complessivi 67 milioni di euro, si distinguono in sostegno agli investimenti produttivi finalizzati all'innovazione delle imprese, dotazione finanziaria 40 milioni di euro, e sostegno a progetti di ricerca e innovazione per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, dotazione finanziaria 27 milioni di euro. Oggi sicuramente un incontro tecnico in cui presentiamo i primi due bandi a valere sul FESR, sulla programmazione 21-27, per un totale di 67 milioni di euro. Un primo bando di 40 milioni di euro che permetterà alle imprese abruzzesi di essere più competitive sul mercato, un secondo bando di 27 milioni di euro un po' meno materiale, un po' più immateriale, che finanzia i piccoli progetti di ricerca per far sì che le imprese abruzzesi possano lavorare alla creazione di nuovi prodotti da immettere sul mercato e quindi diventare sicuramente più competitive. L'aspetto della ricerca è fondamentale, forse ci si è creduto poco, in passato si comincia a capire l'importanza, perché poi la ricerca non è solo così idee e chiacchiere, ma poi quando trova un'applicazione insomma diventa anche mercato ed economia. Assolutamente sì, la sfida del futuro sarà quello della ricerca e quello delle competenze. Noi dopo di questo usciremo con un altro bando presumibilmente di circa 70-80 milioni di euro dedicati ai grandi progetti di ricerca che vedrà protagonista anche la grande impresa. Dicevo, le sfide del futuro sono la ricerca, i prodotti innovativi e l'adeguamento e la ricerca di nuove competenze. Oramai le aziende si insediano sui territori dove sono in grado di trovare le competenze adeguate che possono fare al caso loro. Non è più solo un chiedere cosa mi dai se vengo sul territorio, ma cosa trovo di commodities se mi insedio sul tuo territorio. Bisogna lavorare sulle commodities, noi lo stiamo facendo soprattutto qui in Val di Sangro, potenziando la piattaforma Saletti, che permetterà alle imprese di abbandonare il vecchio sistema del trasporto su gomma, ma rivolgersi sempre più al trasporto su ferro, quindi attraverso i treni, una piattaforma che triplicherà e permetterà velocemente di fare logistica avanzata. L'incontro di oggi è un incontro di taglio squisitamente operativo, un operativo workshop. Oggi non solo spiegheremo nel dettaglio i due avvisi che stanno per essere messi in esecuzione, uno sulla competitività e uno sulla piccola ricerca industriale per imprese in forma singola, ma poi simuleremo pubblicamente un caricamento della pratica di ciascun bando sulla piattaforma informatica su cui le imprese potranno caricare la propria istanza, e poi abbiamo creato due tavoli di confronto B2B dove imprese e consulenti potranno fare domande specifiche per aspetti rispetto ai quali le nostre FAQ, le email, le telefonate a cui già stiamo rispondendo magari non hanno potuto dare una risposta piena. Quindi un incontro di taglio squisitamente operativo, perché siamo ormai all'antivigilia dell'apertura delle due piattaforme. Noi abbiamo un tessuto imprenditoriale che è molto dinamico e molto attento. Noi abbiamo fatto già un piccolo carotaggio su questa tipologia di bandi in chiusura della programmazione 14-20 e abbiamo avuto un'ottima risposta, quindi abbiamo avuto anche un feedback importante nel ampliare la proposta di informatizzazione della domanda e permettere alle imprese con poca fatica di presentare un progetto di ricerca che li possa rendere più competitivi in un mercato dove l'Abruzzo rimane la settima regione più industrializzata d'Abruzzo e la prima del Mezzogiorno, e quindi dobbiamo consolidare questa nostra posizione. Come Dipartimento Sviluppo Economico ormai da 4 anni stiamo lavorando fortemente sull'internazionalizzazione e lavorando sugli Expo. Abbiamo fatto un'operazione interessante con l'Expo di Dubai, dove abbiamo portato una platea di imprese e lasciato lì un'antenna
ancora operativa e stiamo già lavorando su Osaka 2025. È importante capire quali sono i settori dove il tessuto imprenditoriale abruzzese può essere competitivo mercato per mercato, e su questo stiamo lavorando anche in sinergia col sistema camerale, perché ormai da diversi anni noi, la Camera di Commercio di Chieti Pescara e quella del Gran Sasso, lavoriamo sinergicamente per promuovere l'attività delle imprese fuori dai confini europei. C'è sufficiente consapevolezza nelle imprese che si può attingere a questi fondi, oppure qualcuno risulta ancora spaesato? Ma sicuramente, diciamo, le aziende più grandi, più strutturate hanno abbastanza consapevolezza delle agevolazioni che il governo o in questo caso la regione mette in campo, però sicuramente questi incontri servono proprio a rendere questa informazione e farla penetrare un po' in tutto il segmento, anche per le aziende meno strutturate, e oggi c'è anche molto la presenza del mondo associativo che a sua volta ovviamente diramerà, divulgherà all'interno della propria rete. E comunque è importante che la regione metta in campo tutte le risorse necessarie, perché è un momento in cui i comparti in generale hanno necessità comunque di una presenza così incisiva da parte della regione. Ovviamente il mercato è mercato, però ecco, qualche aiuto mirato per agevolare le imprese è sempre gradito, e quindi è bene questa iniziativa regionale. Il suo territorio di competenza, l'Aquila Teramo, quindi Gran Sasso, quali sono diciamo, le eccellenze in questo territorio e quali invece i punti di debolezza? Ma diciamo che il nostro territorio, noi come Camera di Commercio rappresentiamo 83.000 imprese, quindi comunque un tessuto industriale abbastanza importante, fatto comunque di, per la maggioranza, di piccole e medie imprese. Abbiamo anche la presenza di grandi imprese, però diciamo che come territorio esprimiamo molto bene la parte del farmaceutico, la parte della componentistica, dell'automotive, e anche la parte del design, la parte del, come dire, del settore moda, soprattutto come aziende terziste. Beniamino Tambelli esprime questo territorio perché è amministratore della TCM di San Salvo, e visto che siamo ad Atessa ci può rappresentare anche, invece ho chiesto anche alla parte di L'Aquila Teramo, invece qui di cosa c'è bisogno e quali sono le eccellenze, i punti di forza che forse hanno meno bisogno di sostegno di altri che potrebbero emergere. Ma diciamo, tra Val di Sangro e San Salvo abbiamo un bel polo industriale, quindi sicuramente le eccellenze tantissime, e abbiamo bisogno di questi finanziamenti, di questi aiuti dalla regione, dallo Stato, per diciamo, mettere in atto progetti che ogni azienda ha e che magari con questi finanziamenti riesce più a portare a termine in più breve tempo. Voi attingerete più alla parte dei macchinari o a quella della ricerca? Noi abbiamo già imbastito quello per la ricerca, quindi stiamo qua per andare ad approfondire, ma settimana prossima presenteremo il progetto per la ricerca. Siamo nel proprio territorio dell'automotive, uno dei, credo, territori più floridi dell'automotive in Italia, quindi abbiamo belle realtà, abbiamo sia la Seve, la Honda, la Pilkington a San Salvo, che comunque è nell'automotive, quindi credo che ci facilita, il know-how che sta qua è bello. Quindi siete nel posto giusto, al momento giusto? Sì, nel posto giusto sì, e sì, credo anche nel momento giusto. Che giovamento e che utility si possono trarre da incontri come questo e quanto vi servono? E diciamo che in questo momento è molto importante avere degli incentivi come divisi sui bandi, sia per quanto riguarda la produzione, quindi macchinari e quanto collegato a loro, sia per la ricerca, anche perché oggi sappiamo che chi non ricerca non si trova all'avanguardia, e dobbiamo assolutamente investire su questo campo. Investendo e continuando ad investire sicuramente creeremo un tessuto che alletti anche i nuovi giovani a rimanere nella nostra regione. Di cosa c'è più bisogno è avere un collegamento sempre più stretto e più efficace tra imprenditori, quello che facciamo anche come associazione, in modo tale da avere una marcia in più ed evitare di doversi rivolgere all'estero o ad altre situazioni. Regione Abruzzo sta facendo un grande sforzo perché questi fondi europei messi in campo comportano anche una partecipazione finanziaria importante del bilancio regionale, a differenza di altre regioni che sono ferme
e magari stanno facendo polemica con il governo per chiedere la copertura di questo cofinanziamento invece di usare il proprio bilancio con altri fondi, in particolare con i fondi della sviluppo e coesione, Regione Abruzzo mette invece mano al proprio portafoglio, fa uno sforzo finanziario importante, il 18% dei fondi che vengono messi a disposizione sono coperti con le nostre risorse, lo abbiamo fatto perché pensiamo e crediamo che non ci si debba fermare, non si debba attendere oltre la crisi economica conseguente prima alla pandemia e poi alla guerra in Ucraina che ancora perdura e ai costi energetici che ancora sono troppo alti, morde, e bisogna quindi mettere in condizione l'economia e le imprese di poter ripartire e di poterlo fare con il sostegno delle istituzioni. I fondi non possono rimanere fermi a marcire né attendere i tempi delle polemiche, noi dobbiamo lavorare e mettere a disposizione queste risorse di chi davvero lavora e crea lo sviluppo e l'economia del territorio.